In compagnia di Dacian Delkar, che è rappresentante delle donne tibetane, questa marcia per i popoli oppressi, beh, il Tibet è sempre presente, dobbiamo dire purtroppo annoverato tra i popoli oppressi, vive una condizione di asservimento sostanzialmente alla Cina, che ricordiamo ha invaso militarmente questo territorio parecchi anni fa. Dacian, la situazione com'è? Allora, prima di tutto voglio ringraziare organizzatori e Radio Radicali perché sempre presente questa marcia. Allora, la situazione in Tibet veramente non è che è migliorata tanto, ma sempre ogni volta si peggiora, perché in Tibet non c'è diritti umani, no? Non c'è diritto di espressione, non c'è diritto di stampa, non c'è diritto di praticare religione come si deve, e negato anche la nostra lingua. La lingua tibetana è vietato, perché per esempio Tashi Wongju, un ragazzo tibetano, sta in prigione ancora perché lui ha fatto protesta contro il governo cinese per applicare la nostra lingua, no? Invece loro non danno questa libertà, quindi veramente situazione molto brutto, perché tutto il mondo interessa solo economicamente, ma non interessa diritti umani. I diritti umani vengono calpestati e non Nazioni Unite nemmeno ascoltano, perché tutti hanno paura del governo cinese, perché interesse economico, quindi non si frega niente dei diritti umani. Per esempio io sto qua alla piazza campagnando battere la nostra libertà, no? Non solo Tibet, ma ci sono anche gli Uiguri, Venezuela, Vietnam, tantissimi paesi che mancano diritti civili, diritti umani, manca proprio voce. Quindi chiediamo ai capi del mondo di si occupare, bisogna attivarsi, si occupa dei diritti umani in tutto il paese, non solo Tibet, perché in Tibet per esempio il nostro governo in esilio ha rinunciato all'indipendenza, adesso solo autonomia, chiediamo autonomia, nemmeno questo ridà, perché loro sempre comandano. I tibetani vivono malissimo, perché loro vengono in Tibet e tutti cambiato il nostro, come si chiama, il sistema di vivere, perché ci sono tanti grattacieli, poi ci sono karaoke, no? Giovani rovinano i nostri giovani, che loro stanno lì in piazza a fumare e bevono, quindi non si trova lavoro, e il lavoro migliore prendono loro e il lavoro quello che rimane è per noi. Quindi anche donne tibetane vengono emarginizzati, perché non puoi avere anche più di due figli, perché se c'è terzo figlio vengono buttati, insomma, caccia via dal lavoro. Quindi loro non possono avere, perché noi siamo pochissimo, siamo 6 milioni di tibetani, perché noi abbiamo bisogno del nostro, come si chiama, procurare, crescere i nostri... Cioè praticamente tu stai dicendo che demograficamente c'è questo controllo della Cina, che sta facendo in qualche modo sì che proprio l'etnia tibetana si stia esaurendo. Sì, perché loro vuole che fa sparire la nostra cultura, sia lingua che religioso. Per esempio religione, no? Loro vogliono scegliere reincarnazioni di Dalai Lama, no, ma dove? Perché deve scegliere loro? Loro non credono religione, loro dicono che religione è veleno, allora perché deve scegliere reincarnazioni di Sua Santità Dalai Lama? Sua Santità Dalai Lama è ancora vivo, sta bene, poi una volta è uscito il giornale Corriere della Sera, se non mi ricordo bene, dice che Dalai Lama sta male, invece non è questo, questa è una notizia falsa, no? Perché mettono zizzania loro, quando Dalai Lama vanno in Svizzera, vanno in Italia, sempre mettono bocca, poi i capi si mettono paura e ubbidiscono governo cinese. Io chiedo al governo di mondo di non obbedire
governo cinese, perché non è giusto, no? Perché diritti umani sono diritti umani, perché poteva fare commercio 50%, commercio 50% diritti umani. Non è che diciamo non fare commercio. Fare commercio, però anche si occupa dei diritti umani di tutti i paesi. Questo noi chiediamo. Grazie, Decendelcar.